Bentornati a tutti. Allora, abbiamo un appuntamento speciale perché quest'oggi viene quotato il primo mini bond sul segmento dell'Extramot Pro Cube e è stato emesso questo mini bond da All Service. Noi abbiamo il piacere di avere con noi Gianenrico Zamboni di All Service, che saluto, buongiorno Zamboni, e anche Tommaso Baldissera di Crowdfunding, buongiorno, che è la piattaforma su cui è stato buongiorno fatto, insomma, una raccolta su questo mini bond. Allora, innanzitutto, buongiorno entrambi, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, comincio subito con Zamboni. Innanzitutto, magari Zamboni, chiariamo subito chi siete e cosa fate voi di All Service e poi parliamo del mini bond. Prego, Zamboni. Sì, buongiorno a tutti. All Service è nata nel 90, festeggia proprio quest'anno i 30 anni di attività. Attualmente impiega più di 30 collaboratori ed è impegnata nell'offrire soluzioni di accesso ad internet oltre a servizi a valore di carattere digitale, quindi parliamo ad esempio di cyber security, parliamo di unified communication e di tutta una serie di servizi che seguono queste caratteristiche. Diciamo che offriamo prevalentemente connessioni, accessi ad internet, diciamo da logiche più semplici a logiche più complesse, quali ad esempio la Internet Business Continuity. Che cosa significa? Che in pratica attuiamo delle strategie e delle modalità per fare in modo che tutti i nostri clienti possano accedere ad internet affrontando quotidianamente il proprio business con la garanzia di non avere mai cadute di servizio. Questo, diciamo, in pratica quello di cui ci occupiamo. Al Service, diciamo che ha realizzato negli ultimi 3 anni un tasso di crescita CAGR di oltre il 18%. Zamboni, perché la scelta del mini bond? Ma la scelta del mini bond è per due ordini di motivi. Da una parte è, diciamo, la volontà di superare quella che è una logica bancaria tradizionale, confrontandoci direttamente con gli investitori istituzionali attraverso una piattaforma di crowdfunding, e dall'altra quella di verificare ad esempio la capacità della nostra struttura interna di interloquire direttamente con un team congiunto di advisor, legali, società di revisione e agenzie di rating. Allora, andiamo invece da Tommaso Baldissera. Tommaso Baldissera, questa è una prima assoluta. Raccontiamo l'operazione. Allora, l'operazione è un'operazione, la prima operazione appunto di crowdfunding nell'emissione, anche nel collocamento di un mini bond. È un'operazione che è stata rivolta presso gli istituzionali, e questo solo in un secondo momento, nel senso che quando avevamo pensato di fare il collocamento di All Service volevamo farla verso anche gli investitori retail che abbiano un patrimonio superiore a 250.000 euro. Quello che è successo è che è caduto subito sotto l'occhio degli istituzionali un tasso di interesse molto interessante del 4,25%, un mini bond amortizing da durata di 5 anni o 4 anni, sto andando a memoria, e questo sicuramente ha attirato l'interesse degli istituzionali che l'hanno sottoscritto per intero, quindi non dando la possibilità a retail di andarlo a sottoscrivere. E questo è un po' che va, è il primo strumento che va a sfruttare la nuova norma del crowd investing, del crowd equity crowdfunding di Consob, che permette ai portali di collocare appunto strumenti di debito anche a una clientela retail. Ed è un mercato che, quali sono le prospettive di questo mercato mini bond lanciati sulle campagne dei portali di crowdfunding, Baldissera? Guarda, le prospettive, se noi prendiamo proprio il mercato dei mini bond, vale 5,5 miliardi di euro in Italia. Noi abbiamo chiuso il collocato il primo, andremo a collocare il secondo entro fine mese, e poi stiamo costruendo una pipeline di PMI molto molto interessanti che, come diceva
prima al service, appunto, vogliono andare a diversificare quello che è il la canale di finanziamento oltre a quello bancario, e ci sta creando una bella pipeline di emittenti grazie anche ai nostri collaboratori, partner come ARPE, come NDCTM per questa operazione, che stanno a loro volta proponendo come strumento alternativo di raccolta di capitali. Allora, mi ha nominato Baldissera ARPE, noi abbiamo il piacere di avere con noi Fabio ARPE in collegamento. Innanzitutto, buongiorno ARPE, mi sente? Buongiorno, piacere. Allora, advisor dell'operazione, come è stata strutturata questa operazione ARPE? Mi racconti un attimino. Ma guardi, questa operazione è stata strutturata con l'idea di diversificare le fonti di finanziamento per una bella azienda che ha la possibilità di crescere sia sul mercato bancario tradizionale, ma che, avendo delle importanti ambizioni, come primo passaggio fa un'operazione di mini bond, perché poi l'obiettivo finale è quello di arrivare verso una quotazione in borsa. Il nostro convincimento come advisor è quello di creare dei piani industriali sostenibili per delle belle aziende. Siamo perfettamente consapevoli dell'importanza bancario nel nostro paese, ma siamo altrettanto consapevoli che oggi, per avere tutti gli strumenti per affrontare le sfide che ci vengono poste in questo momento, è necessario anche avere delle fonti alternative per raccogliere capitali. Quindi mini bond crowdfunding, operazioni di crowdfunding di equity e poi infine la borsa sono cose che interessano tanto. Senta, mi ha dato una mezza notizia ARPE sull'ipotesi anche di quotazione di HAL. Voi avete seguito come advisor l'operazione del mini bond, seguirete eventualmente anche quella dell'IPO? Guardi, noi in questo momento incrocio le dita, stiamo finalizzando una bella quotazione online che verrà annunciata a breve, e quindi siamo molto attenti a questo tipo di possibilità. Per Al Service, evidentemente, l'obiettivo è quello di cominciare a farsi conoscere al mercato tramite questa quotazione con il mini bond, ma alla fine un obiettivo a lungo termine è quello della quotazione. Ovviamente speriamo che l'azienda ci continui a dare fiducia e ci indichi come advisor anche nel processo di quotazione in borsa. Allora, io magari avremo modo di seguire nelle prossime settimane l'andamento del bond. Per ora il nostro tempo a disposizione è finito, perciò ringrazio Fabio ARPE di ARPE Group. Grazie ARPE, è stato un piacere, alla prossima. Grazie, piacere mio, buona giornata a tutti. Grazie mille a Tommaso Baldissera, Crow for Me. Baldissera, grazie mille. Ciao Emerick, grazie a te. E grazie mille anche a Gianenrico Zamboni di Al Service. Non so se c'è ancora. Zamboni, c'è ancora? Grazie mille. Sì, comunque. Sì, ci sono. Grazie a voi. Buona giornata. In bocca al lupo per tutto quanto e per l'eventuale quotazione in borsa, Zamboni. Grazie. Allora, terminiamo qui la prima parte della fascia trading. Grazie a tutti per l'attenzione. Andiamo in pausa e poi approfondimento sulle materie prime.